Inizia un altro sabato notte targato Dolce Vita. Dolce Vita è il vostro sorriso, il vostro divertimento. Esatto, ed è per questo che poi ti ritorna la carica, no? Perché anche quando sei stanco c'è un'energia tale al Dolce Vita che ti ridà praticamente verissimo, quella carica, verissimo, ti rianima. Verissimo, solo verità. Come stai tu? Bene? Bene, bene, bene. Allora, noi siamo... bene. Allora... sono al Dolce Vita, sto bene per forza. Allora noi siamo da poco iniziati i primi suoni di questo sabato notte, Enzo De Angelis, e dobbiamo iniziare ad aspettare un altro pochino e poi benvenuti nella notte. Siamo già benvenuti nella notte, perché noi mettiamo a pieno il Dolce Vita e la notte è nostra. Tutta una Dolce Vita. Senti, ma quei due scansa fatica ci devono dare una mossa. Peppe Nasta e Carmine Gaudino, stiamo aspettando voi. Cioè, che aspettate?
siete, veloci, mi aspettate, veloci. Bello che poi ti chiamo l'orologio e nessuno dei due ha l'orologio, però ad ogni modo insomma ci siamo capiti, forza forza, che sennò quando arrivate la tirata d'orecchia vi faccio. Buonasera, come stai? Molto bene, adesso che ti vedo devo dire ancora meglio, perché ultimamente non riuscivamo mai a fare l'intervista e questa cosa mi è mancata, devo dirla la verità, mi sei mancato. Anche voi, guarda, perché siete iper impegnati, voi avete la capacità di fare in una sola serata 20.000 locali, ma come dobbiamo fare con voi? Quindi... Però è vero, sì, dai, del resto voi invece riuscite a rendere di una sola serata un grande successo, quindi voglio dire, ognuno è il suo, dai. Dai, diciamo che... Diciamo che grande successo. Siamo forti nel nostro. Ci impegniamo, voi vi impegnate, noi ci impegniamo e quindi il successo di quest'anno, tra l'altro, è la conferma del successo, è il Fellini. Quindi è il Fellini, il primo Fellini, è vero. Il primo Fellini che veramente sta andando alla grande, come potete vedere dalle immagini, e nonché anche gli eventi che avvengono nella main room, la programmazione degli eventi tecno. Niente, è sempre Dolce Vita, è sempre il successo e noi vi aspettiamo tutti i sabati. Tutti i sabati qui, Dolce Vita, vediamo un po' Carmine Caudino se l'ha presa quest'acqua. Vediamo che fine ha fatto Carmine Caudino. No, mi ha detto che andava al bar, ma ancora non lo vedo. È come quando dicono vado a comprare le sigarette e non tornano più. Carmine Caudino, ma quanto tempo è passato? Certa, stressi notti. No dai, un po' di tempo, sì, è camminato, che sia arrivato un po' più tardi io, che voi siete arrivati un po' vero, prima. È vero, è vero, non ci troviamo con gli orari ultimamente, l'importante è esserci, Privé e Fellini. Ed essere al Privé e Fellini, fantastica estate, appena iniziata per noi perché il tempo non è stato abbastanza clemente, però finalmente ci siamo, anche se dall'inizio abbiamo sempre fatto bei numeri, quindi ok, un Privé e Fellini molto ok. Anche perché il nostro Carmine, come diceva prima Peppe, si sente sempre più giovane, dice mi faccio anche i capelli corti per sembrare più piccino. Questo vuol dire che hai molti più anni da trascorrere con noi al Dolce Vita. Brava, soprattutto. Diciamo che ho chiuso un accordo col parrucchiere, ho detto dai, tagliami soltanto i capelli bianchi. Pensavo l'avessi fatto col diavolo. No. Tagliami solo i capelli bianchi, a un certo punto devo fermare perché andavo oltre. Erano troppi, ma voi uomini avete il fascino, ragazzi, ci vuole il fascino. Il nostro è il fascino del Dolce Vita, secondo me è anche un po' quello. Beh, il marchio Dolce Vita in Italia e non solo è conosciuto, quindi sì, ci rende tutti un po' giovani. We'll be right back.
io sono andata lì, ti cercavo al casolare, non lo trovavo, dico no, sicuramente sarà il Dolce Vita e l'ho trovato. Sì, stasera un party particolare. Ma com'è marinato? Dici basta casolare, finalmente Dolce Vita. Assolutamente, anzi, grazie alla pazienza del mio fantastico socio Francesco e del mio grandissimo amico mio e suo Antonio che hai trovato, immagino, su. Mi danno la possibilità anche di stare, di prendermi ecco qualche giornata libera, perché Dolce qualche Vita, altra cosa. Ci siamo. Dolce Vita ci siamo stasera, una serata particolare, una di quelle serate limited session che proponiamo più o meno una o due volte al mese. Questa sera tre guest, oltre ai nostri resident, tantissimi artisti nel suo roster, e abbiamo il piacere di ospitarla stasera, come l'abbiamo ospitata anche lo scorso anno, e poi abbiamo anche delle feste che faremo con loro 30 luglio con Chris Libing, ed è una, sarà una coproduzione di Dolce Vita International Talent, e anche il 3 settembre, non sveliamo ancora i particolari che non si possono svelare, ma sarà una festa molto molto importante sulla spiaggia come festival che abbiamo fatto anche gli anni passati. Wow, io me li ricordo troppo bene. Io venivo a Svenbat e sono impazzita. E faremo qualcosa di veramente gigantesco il 3 settembre, preparatevi. Già qualcosa travelato, però insomma tra poco. Non esageriamo. Soprattutto parliamo anche dei prossimi appuntamenti. Allora, è stata una settimana intensa, veramente, vabbè, come tutte le settimane. Martedì abbiamo fatto un evento, è andato molto molto bene, al Sea Garden col gruppo Extra. Marrakesh è stato un successone. Ieri Deor, stasera Marcantonio, The Advent, Luigi Madonna, Marco Kane, la piscina sempre operativa, la So Much stracolma, un grande evento questa sera con tutti i DJ partenopei, quindi tutti i napoletani che sono appena rientrati dall'Awakening. Che penso che lo sai, no? L'Awakening. Che cos'è l'Awakening? Tu mi metti alla prova, senti, tu lo sai che cos'è l'Awakening? Dovrebbe essere il ritrovo di tanti DJ che hanno fatto queste 48-72 ore, quante erano? Vedi, per questo si è laureata, noi per questo l'abbiamo fatta laureare, ci serviva! E quindi siamo molto contenti di ospitarli con gli amici fratelli International Talent. Sperando che non sia stanchi anche loro, infatti. E prossimi appuntamenti ogni martedì, ovviamente sempre con la nuova tendenza, quindi reggaeton, latino e il Dolce Vita, no, al Sea Garden. Okay. Esattamente. Poi il venerdì Deor, il prossimo appuntamento sabato prossimo 9 luglio con Calfan, Michael Calfan, un DJ internazionale molto molto seguito sul panorama, diciamo, più che altro commerciale, quindi sposa un po' più la,
i giovani, infatti l'organizzazione la NUIT, e poi abbiamo i firework, il ritorno dei firework in So Much, con un tributo a... scusa, ma perché non lo vieni a dire tu? Tu mi guardi! Ma infatti lui, tra l'altro, prima l'intervista non l'ha voluto fare. Vieni qui e descrivi bene quel che c'è da dire. Allora, ciao a tutti, buonasera. Buonasera, Mr. Firework. Dimmi, sono dimmi. Tutto sabato prossimo facciamo una serata firework dedicata un pochettino a quello che sta succedendo in Bretagna. Quindi la serata si chiama Brexit. Anziché Brexit, noi faremo un tributo alla Bretagna con tutta l'animazione dedicata alla Gran Bretagna in generale. Carino, cioè, diciamo, quindi tutti i travestimenti. No, a parte i travestimenti, diciamo tutto ciò che l'animazione... Stasera siamo tutti un po' provati. Riprende un po' quello che sta accadendo in Gran Bretagna, la scelta di uscire dall'Europa. No, lui è così, praticamente lui costruisce l'animazione su tematiche molto importanti, è tipico dei firework, è tipico dei gay, voglio dire. La creatività è gay. La creatività e la sensibilità è gay. E quindi è bello anche perché in questo modo noi parliamo di un argomento di attualità, quantomeno lo mettiamo in evidenza, però in un modo, insomma. Siamo poi in quello che è il mondo del divertimento, però mantenendo un concetto importante. Stasera mi sento molto seria, ragazzi. Ecco, bene, infatti noto anche questo abbigliamento. Lei questa sera è... No, questa sera sono molto Converse, molto che bello. Mamma mia, ragazzi, io le amo da morire. E allora, questi sono gli appuntamenti Dolce Vita da non perdere. Dolce Vita, e l'appuntamento più importante poi è quello della domenica. Domenica abbiamo inaugurato i nostri aperitivi e Daio. È stato veramente una giornata molto molto piacevole. Ci siamo divertiti tantissimo, che poi è questo quello che vogliamo, far divertire le persone che vengono a trovarci e che nei giorni della settimana ci scelgono sempre. Anna Laura, mi raccomando, tu ultimamente ti eri assentata molto perché eri giustificata dagli studi, adesso praticamente luglio e agosto sei completamente assorbita dal Dolce Vita, sappilo. Io ancora altrimenti sto lavorando, non sono ancora andata in ferie. Non sei ancora andata in ferie. Basta, che devi fare con queste? Cioè, ma dico io, ma uno lavora al Dolce Vita, vuole andare in ferie, ma che scema, cioè è una festa praticamente. Dai, sei fortunata. Se ne parla ad ottobre. Ad ottobre, vai, non c'è fretta. Vabbè, ad ottobre. Da me, non ti preoccupare, se no che fai? Vai in ferie da sola o poi ce lo lasci qui il Kinderman? No, ma tanto ormai lui viaggia da solo. Lui viaggia? Eh sì. Oh mamma mia. Ma giusto, ragazzi. Viaggia da solo, no, e lei? Io sono per la libertà di coppia, nel massimo ovviamente del rispetto, però voglio dire due persone, altrimenti poi uno, scusatemi il termine, si rompe i coglioni, quindi... Ecco, no, ma guarda, devo dirti la verità, guarda, io, a te è concesso tutto, io lo dico sempre, lei mi può dire quello che vuole l'intervista, perché io la amo per questo. Vivi e lascia vivere. Dolce Vita, noi viviamo qui. Sei di casa, questa è casa tua. No, ma noi tutti pellegrino. Viviamo qui, viviamo nel senso, viviamo proprio intensamente. Sì, ma figurati, stasera sono due giorni che dormo qua, quindi... Poverina, non sei andata a casa? No, ho fatto una doccia veloce, un po' se di... Se bisogno ti porto a casa mia, un po' di fufu. Poi domani mattina alle 7:30 finisce l'evento e alle 10 siamo già operativi per l'aperitivo. E dai, io. Dolce Vita, mi raccomando. E dai, io, ci vediamo domani.